carissimi di YouTube, un caloroso abbraccio dal vostro Sisma, e quindi starò attento a non schiacciarvi, dato la mole sempre più. Vabbè, d'altronde questi giorni, ragazzi, si è confinati in casa, quindi se magna, che cavolo volete che dica, vai. Sono tempi difficili, quindi ho voglia di fare, appunto, insomma, di stare un altro po' con voi. Stasera stavo guardando un film, d'altronde, Nemico Pubblico, con Will Smith, e allora dico, adesso interrompo un attimo e faccio un video con a tutto il popolo di YouTube per tenerci legati calorosamente in codesti momenti difficili. E allora avevo pensato, così per passare un po' di tempo insieme, di inaugurare una tripletta, una trilogia di video dedicati a un prodotto che, appunto, adesso vi faccio vedere, sposto il mouse un attimo qua, che è il Toscanello XXL. Così, vado a tornare a fare un po' un video di commento, di fumata. Questo è il Toscanello XXL, quello della pancia larga, sì, e perché una tripletta di video? Avevo pensato di fumare in tre serate differenti i tre blend, perché questa è l'edizione con i tre blend all'interno della Toscanello XXL, e di fumare, appunto, il numero uno stasera e gli altri due in ordine cronologico, appunto, in altre serate. Quindi sarebbe una trilogia. Allora io direi di, allora, per iniziare questa serata, di mandare la clip che ho fatto, dove spiego, appunto, dove descrivo la scatola, l'impacchettamento, e poi dopo ci rivediamo qua con la fumata. Vai. Ecco qui che c'ho tra le mie mani, anzi appoggiato su un livello, perché così, insomma, posso mostrarlo meglio anche in compagnia del nostro amico Flash, supereroe noto, vabbè, lasciamo stare, il Flash della fotocamera. Vi faccio vedere, appunto, il packaging di questo Toscanello XXL, l'edizione, appunto. Questa è un'edizione che ha all'interno della confezione tre livelli, con praticamente in ogni livello c'è un blend prodotto per questa versione della Toscanello. Quindi abbiamo il blend numero 1, numero 2, numero 3, distribuito su tre livelli, con un'apertura che dopo vedremo, diciamo così, a chiocciola. Adesso esaminiamo la scatola in dettaglio. Frontalmente possiamo notare, appunto, la sigla di questo prodotto, Toscanello XXL pancia larga, scritto in corsivo sotto la XXL, con verticale di Kentucky e una, diciamo così, una finestrella la quale possiamo sbirciare all'interno della scatola per vedere, insomma, qui ce n'è rimasto uno che andremo a fumare stasera, del blend numero 1, possiamo vedere, appunto, l'interno della scatola. Poi vediamo tutto, anche il resto. Grazie, Fluke! Ecco, qui sul fianco abbiamo di nuovo il nome del prodotto con il marchio toscano, il sigaro italiano dal 1818, la quantità dei sigarini, insomma, degli scorciati all'interno, ben 15, il sigillo Made in Italy. Di qua abbiamo anche il prezzo, la confezione, almeno dalla tabaccheria da cui l'ho presa, l'ho pagata 21 euro, e dentro ce n'è di roba da fumare, veramente. Poi, i minori non devono fumare, mi raccomando, è importante. Sotto, questo, vediamo, sempre il solito nome del prodotto. Poi, con in più l'ammezzato dalla pancia larga, solite raccomandazioni del piffero. Poi vediamo, da questa parte invece abbiamo sempre
stesso nome del prodotto, però con un background grigio metallizzato. Adesso la apriamo e poi vediamo per bene all'interno. Ovviamente si scoperchia e poi dentro si presenta così, e aperto invece facendogli l'apertura a chiocciola si presenta così. Insomma, direi che la confezione, insomma, l'ho già vista, ma è fatta bene, anche se in cartone. Insomma, qui non hanno, diciamo, risparmiato sulla creatività, appunto, del confezionamento. Insomma, bello, bello, bello. Poi, allora, qui possiamo vedere, appunto, i tre differenti livelli di blend. Blend numero 1, blend numero 2 e blend numero 3. Appunto, le varie miscele di cui i sigari sono composti. Qui abbiamo, finalmente l'ho trovato, ecco, diciamo, i valori della produzione del sigaro, dello sviluppo, essiccazione a fuoco, fermentazione, stagionatura. Ognuno ovviamente ha la sua, e i diversi colori dei livelli. Bellissimi i tre diversi tipi di colori, insomma, corrispettivi, che secondo me indicano anche il tipo di, diciamo così, di forza che ha il sigaro. Come possiamo vedere, infatti, man mano che si va avanti, il sigaro diventa di una fumata molto più meditativa e molto più complessa, per quanto possa essere complesso, insomma, la fumata di uno scorciato. E hanno avuto una cura nel dettaglio di questa scatola, che secondo me insomma, è da fare un applauso, un applauso modesto, insomma, discreto, alla Toscana. Ed eccoci qua, ragazzuoli. Adesso, ovviamente, stasera io, insomma, ci andiamo a fumare insieme, così, intanto che parliamo, intanto che stiamo un po' insieme. Il blend numero 1, devo dire che a me questi toscanelli XXL, soprattutto da fumare così, come un po' di un calendario d'avvento, hanno intrattenuto queste giornate. Non è che non li ho fumati tutti, però diciamo che sono state fumate piacevoli in questi giorni, giusto per rilassarsi, perché questa non è una fumata meditativa, una fumata da relax. Ma devo ammettere che io già li ho fumati, il Toscanello XXL. Devo ammettere che la Toscano, con questi tre prodotti, non ha scherzato riguardo a quello a cui voleva mirare. Insomma, secondo me, un sigaro da relax, comunque uno scorciato, ragazzi, ma un sigaro tranquillo, così da rilassarsi un po', magari mentre si guarda un film, una fumata, insomma, modesta, ma non scialba, non banale. Cioè, è comunque un buon sigaro da fumare. Adesso io li ho provati tutti e tre, anche quando erano in confezioni separate. Penso che ho provato poi il blend numero 1 e il blend numero 2, il terzo no, però adesso stasera facciamo il blend numero 1. Ma devo dire che, insomma, un bel profumo delicato lo dà. Io lo dico, questo qui secondo me sono dei sigari non da buttare via. Poi avete visto anche l'impacchettamento, insomma, il packaging è fatto bene. Insomma, poi ovviamente la cosa più importante deve essere il sigaro, mica tanto la scatola, ma anche l'occhio con la sua parte, come dico sempre io. Allora, non entrerò nei dettagli di troppi, come ho sempre fatto. Adesso stasera la cosa più da pollege, insomma, non dirò: questo sa di sparare aromi un po' alla boia di Giuda. Io poi non ho, diciamo così, un retro nasale così sviluppato. Quindi, innanzitutto mi limiterò
appunto alle cose più fondamentali, insomma le sensazioni primordiali legate a questa fumata. Beh, bando alle ciance, ciancio le bande, adesso il blend numero uno stasera, parabà parabà parabà, lo sigaro dai profumi non così sviluppati, ma sono profumi, non sono chimici, sono buoni, sono molto naturali e anche dolciastri a naso, cioè, insomma molto pagliosi, cioè, la qualità insomma già del prodotto e poi anche la conservazione che ha fatto appunto il tabaccaio hanno reso sì che si conservassero anche bene, perché in ultimo io non lo sto tenendo, cioè, in umido, cioè, lo sto tenendo nella sua scatola e basta. Abbiamo già detto profumato, adesso me lo vado ad accendere. Vi prometto che adesso appena possibile leggerò anche gli altri commenti che mi avete mandato e farò un video appunto di lettura dei commenti, magari durante una fumata, solite cose. Sono qui con Gene Hackman che è rimasto in pausa, mi ha messo in pausa il film, così si rilassa un attimo anche lui. Eccoci qua, siamo in una bella accensione. Chiedo scusa se sembro come ancora più allucinato del solito, ma sono periodi appunto snervanti e quindi non so se riuscirò a mantenere un aspetto così sobrio anche questa sera, ma quello che posso dire è che anche il vizio in questo caso fa la forza. Serve un po' di tutto adesso per rimanere stabili. Quindi non dico di fumare, non dico di bere, io non consiglio cose che fanno male alla salute, però non ai minori, ovviamente, mai, ma chi si sente che fuma, chi ha paura di fumare troppo o troppo poco, non cagatevi le palle. Adesso un po' di vizio, secondo me, poi non voglio consigliar male, ma adesso un po' di vizio aiuta. Devo dire che comunque come toscanello, insomma come ammezzato, come scorciato, chiamiamolo come vogliamo, non è male. Io dico questo, poi in questi giorni si fumerà anche un po' di tutto quello che si trovi in casa, che cazzo ne so, insomma le scatolette del gatto, insomma, le mettiamo in pipa, le fumiamo, a parte gli scherzi, insomma... adesso ti fumi anche qualcosa che magari hai sottovalutato per tanto tempo e ce l'hai lì che magari ce l'avevi da parte, non puoi andare a comprare dei nuovi, insomma questi tempi di crisi fa buono tutto, insomma, tutto fa brodo. Tutto, mi sono fatto anche i sigari aromatizzati come vi ho fatto vedere. Allora, diciamo che aromaticamente parlando non è così, vabbè, è un toscanello XXL, non è così forte, però ha degli aromi tipici della Toscana che insomma sono, nel senso, hanno un po' di carattere, ce l'hanno. Ripeto, non è una fumata,
meditativa, non è complessa, non è di certo il must have di prodotti nicaraguensi o caraibici o anche non so, della Amazon, faccio per dire, però ha il suo perché, ha il suo perché. E se la chiamo la fumata della sopravvivenza, la fumata della sopravvivenza, che tanto mi pareggio un po', perché veramente il cappotto, sono vestito anche alla boia di Giuda, sembro. Io ho imparato nella mia vita a sdrammatizzare e ne ho avute di situazioni importanti, non quanto questa, ma già le ho avute, alcuni di voi forse lo sapranno, poco anche tempo fa, e ho imparato appunto che è un calcio in culo continuo la vita, ragazzi. È un calcio in culo continuo. Quindi la cosa fondamentale è ironizzare su qualsiasi cosa, imparare a sdrammatizzare su qualsiasi cosa. Anche se non siete abituati a farlo, fatelo. Anche sulla peggiore delle ipotesi. Qui siamo arrivati a un punto che è una cosa assurda. Cioè, saltano fuori ipotesi di tutto, salta fuori. No, la realtà è che l'essere umano continua a essere un gran stupido e un gran ignorante, legato appunto a, adesso non entro nei dettagli perché non voglio rischiare i cecchini, ma l'essere umano è sempre legato a quegli atteggiamenti che lo portano sempre a fare le solite stupidaggini. Questa cosa qua è legata a tante stupidaggini, da un verso, da un senso e dall'altro, cioè sia da una parte, e avete, non so se capite, e dall'altra, sono sia da una parte che dall'altra le stupidaggini qua. E vabbè, torniamo a parlare del sigaro, perché sennò mi girano le gonadi. E comunque diciamo che l'umanità deve sempre farsi riconoscere nell'unione dell'ignoranza. C'è una cosa assurda, è una cosa assurda. E adesso torniamo alla cosa più fondamentale di questa serata, c'è la fumata e basta. Ovviamente non si evolve, che cazzo, c'è un toscanello, è un ammezzato. Questo è il blend più leggero tra i tre. Partiamo appunto in ordine cronologico, da fasi di fattanza più deboli e più elevate. Fattanza proprio strafattismo, diciamo così. Però sono sempre, ripeto, faccio per fare il burlone. Questi sono sempre ammezzati. Non sono, tutti e tre non sono ovviamente una fumata pesante. Cioè si può fumare tranquillamente. Uno di questi in più non pesa. Non pesa. Io consiglio sempre, anzi, neanche di fumare poco, io consiglio di non fumare, ma se a voi piace fumare, come a me, se siete abituati a farlo, se voi vi fa sentire bene, che non fa bene di salute, ma psicologicamente vi fa sentire bene fumare, vi dà un senso di appagamento, soprattutto in questi momenti, allora fatelo. Che cavolo volete che vi dica, ragazzi? Ti dicono tanto, cioè, adesso non so che faccio propaganda, faccio il polemico. Mettono tanto ste cose qua. Ste cose le mettono sopra alle confezioni e poi ti fanno di tutto per farti morire d'altro. Cioè, ovviamente, ripeto, non parlo del coronavirus, non parlo solo di quello. Perché poi, cioè, insomma, ragazzi, si spera sempre che vada bene le cose, però sta sempre attento a non sgarare, e poi c'è qualche deficiente che ce la mette tutta per rovinarti la giornata. E beh,
Io entro nel, cioè, insomma, dai ragazzi, qui in Italia, il governo, che poi mi dite quello che volete, ha fatto la cavolata all'inizio, sappiamo tutti che ci hanno fatto 3000 video virali lì, insomma, no, non fa niente, non fa niente, e poi dopo, quarantena di 80.000 anni, cioè ragazzi, da una parte all'altra metti una via di mezzo, Cristo Santo, no? Insomma, un po' di incazzo devo tirarlo fuori stasera, mi devo liberare. Cioè, la situazione, attenzione, in Italia era già degradata da un po', forse anche da altre parti del mondo, non si sa, ma per volere fare i ruffiani di altre parti fuori dall'Italia, no, dobbiamo fare per forza, dobbiamo umiliarci, che poi manco dopo, faccio per dire, ci vengono incontro quando abbiamo bisogno, e quello che c'è da dire, c'è da dire. Probabilmente domani leggerete il mio necrologio su tutti i giornali, ma qui ma chi se ne frega, va a quel paese, va. E detto questo, adesso mi torno a vedere appunto un film adatto alla questione, che è nemico pubblico. Io intanto vi ringrazio per avermi, insomma, per aver visto questo video. Soprattutto, ragazzuoli, restiamo uniti, perché la vita dell'uomo non è una cosa che, insomma, non è solamente un diritto, non è solamente un porre regole su regole qui, là, su, giù. No, la vita è un dono e dobbiamo farne buon uso. La vita è un dono, quindi ragazzi, nel bene e nel male. Non voglio fare il prete della malora, però quello che posso dire è che al di là delle religioni, al di là della politica, al di là della one vision, come dicono i Queen, diciamo che siamo comunque creature, diciamo così, legate, cosa che ci differenzia dalla comune banalità, è appunto apertura mentale e pensiero libero. Ripeto ragazzi, che la forza sia con voi sempre, dai, ciao ragazzi, state bene.